Yolanda Ritz. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa vostra giornata? Spero bene. Ciao a tutti amici, io sono Yolanda ed oggi sono tornata con un nuovo video dove apriamo questa scatola misteriosa piena di Pop It e Fidget Toys. Siamo entrati in ottobre, che è la mia stagione preferita, sperando solamente che qui smetta di fare così caldo, perché a Napoli fa veramente ancora molto caldo. Da voi che tempo fa? Fatemelo sapere giù nei commenti che temperatura c'è e che tempo c'è in questo momento da voi. Voglio ricordare l'appuntamento sul mio sito l'8 di ottobre. Il mio sito è questo, www.yolandaswitz.it. Ci sarà il primo rifornimento di Halloween, poi ogni venerdì del mese ci saranno altri rifornimenti. Allora, apriamo questa scatola. Wow, ragazzi! Allora, abbiamo due buste all'interno della scatola. Io la scatola l'ho pagata 10 euro e proviene dalla Cina, con due di queste buste piene zeppe di Pop It e Fidget Toys. Allora, qua dentro, vedete qua, c'è il bollino, ci sono tante cose. Diciamo che più o meno i Pop It e Fidget Toys in queste mystery bag sono quasi sempre gli stessi, però in alcuni potrebbero variare. Noi incrociamo le dita e speriamo che ci possano uscire delle cose che non abbiamo mai trovato. Olè! Sono prima di tutto non Pop It, ma Simple Dimple. Due Simple Dimple, mi aspettavo qualcosina di meglio, perché queste qua in realtà sono mystery. E tanti Fidget Toys che in realtà io non ho mai avuto. Partiamo da questo che... che cosa diamine è? Allora, vediamo un po' che sì. È un dinosauro che sta pregando, praticamente. È un dinosauro che sta con le mani incrociate ed è uno squishy, ragazzi. Wow! Però io, non, cioè, questo, uno di questi non l'avevo mai visto. Questo dinosauro così è un po' inquietante, però allo stesso tempo molto carino. Non lo so che voto dargli, esprimetevi voi. Poi c'è questo che anche è molto molto simpatico, è uno squishy, ma ho paura che mi sporchi praticamente tutto, di questa ciambella, tipo, molto bella e anche molto appetitosa, un po' di vaniglia sa, ma più che altro mi sta facendo veramente il tavolo pieno di questi cosi che sembra cocco finto, ragazzi, non lo so, però... carina, ma il mio voto per quella è 6. Per il dinosauro, guardate, l'ho preso in simpatia, il mio voto è 8, mi dovete credere. Poi vediamo un pochettino, ci sono questi due topini che sono degli squishy. Sentite il suono. Allora, sono di questi squishy morbidosi e molto bello. Io amo i topolini. Poi questi due colori sono veramente molto belli, molto fluo. Sentite, molto belli. Il mio voto è 8. Vediamo, ho trovato questo braccialetto che in realtà dovrebbe essere un antistress, ma è proprio un bracciale. Quanto è carino, me lo terrò per tutto il video. Molto molto simpatico. È così, stank, cioè si streccia quando voi, diciamo, siete un po' stressati. Oh mammina, allora questo da piccola mi faceva perdere sempre la testa, ma io adoravo queste cose. Allora questo si toglie la protezione qua, si mescolano i numeri e poi bisognava di nuovo rimettere tutti i numerini dall'1 fino al 15 al posto giusto. Il suono di questo, sentite, molto carino, però non lo so, voi cosa dite di questo qua? Questi qua mi fanno perdere la testa, questi giochini, però sono giochini di logica, quindi il mio voto è 9, molto bello. Poi abbiamo questi, che è la prima volta che li vedo, non ho capito se sono yo-yo o sono altro. Come funziona questa cosa, ragazzi? Non ci riesco proprio ad arrivare. È una trottola, è una cosa, cioè, io credevo che fossero già montati. Invece il filo bisogna inserirlo all'interno di questo coso, che sinceramente non ho capito come funziona. E poi bisogna tirarlo, bisogna... cavolette di Bruxelles! Vi prego, fatemelo sapere perché, cioè, se no perdo il cervello. Allora, poi come sempre ci sono usciti questi mini squiscini.
super antistress. Questi sono molto carini. Sicuramente poi ci andrò a fare qualche cosa con quello perché mi piace molto. Come sempre, i nostri spinner, ma andiamo a provarlo. Eh sì, molto bello. Carino. Il suono che fa mi piace parecchio. E niente, il mio voto per questo è un 9. Sono usciti anche i serpentelli. Lo sapete, oramai questi serpentelli ci sono sempre. E una pallina Orbeez Squishy, queste qua. Oh! Anche... Oddio ragazzi, si è smontato! È un po' epic fail l'apertura di questa box, ragazzi. Comunque, apriamo questi, va. Simple Dimple. Vediamo un pochettino come sono. Anche se questi io mi pare che li avevo già, però li ho venduti sul mio sito. Sentiamo. Interessante. Vediamo anche questo. Posso dire la mia? Mi piace più il quadrato che il cerchio. Vediamo la seconda bustina. Oh, qua già abbiamo... abbiamo trovato due Pop-It. Poi questi. Wow, questo qua, ragazzi. Oddio, che bello! I tubi! Sì, i tubi! Quattro tubi, sì! Ragazzi, ma io sono emozionatissima per questi tubi. Io, se ben vi ricordate, avevo solo quello rosso. Adesso ne ho 5 di tubi. Sì, sono bellissimi. Che vuol dire che fa il voto del tubo? Perché per me 10 miliardi il voto del tubo. Poi, qua sempre gli squishy morbidosi. Ma apriamo una cosa alla volta. Allora, voglio aprire questo. Ah, cavoletti, che si gira la testolina. E ci sono varie espressioni del polipetto. Perché poi si gira anche questo. Ed è un Simple Dimple. Sentiamo, sentiamo com'è. Interessante, raga. Molto bello. I miei amati Tac Tac. Sono sempre sti serpentelli che, ve lo giuro, raga, ho fatto la collezione. Posso fare una spaghettata, mi dovete credere. Eccoli qua ancora. Sempre questi, che sempre posso fare una collezione immensa di questi cosi qua. Questo che finalmente ne abbiamo trovati due di diverso colore. E anche questo diventa un bracciale, perché l'altra volta mi pare che ne trovammo uno che non era bracciale. Poi c'è un altro Simple Dimple a portachiavi. Vediamo com'è. Sentiamo. Niente male, ragazzi. C'era anche un altro Tac Tac. Adoro. Apriamo invece adesso questi Pop-It e vediamo come sono. Abbiamo Pop-It di Among Us. Abbiamo il Pop-It di Among Us e questo Pop-It a forma di cuore molto bello arcobaleno, che sono veramente molto resistenti in entrambi i casi. Schiacciamo i pulsantini e vediamo che suono fa. Wow, io adoro, raga. Vediamo il cuore che suono fa. Io quello di Among Us do 10 perché, cavoletti, sono fatti veramente molto bene. Mamma mia, voto 10 ad entrambi. Ma che ve lo dico a fare? Poi è uscito wow. È un sacchetto regalo, se qualcuno vuole fare un regalo con questi fidget toy. E poi ci sono questi, che sono praticamente le stesse palline che abbiamo trovato, mi pare, l'altra volta. Però queste sono diverse, perché sono trasparenti. Belle! Queste sono molto, molto più carine, però puzzano un pochettino in più, mamma mia, come puzzano! Ah, poi è uscito questo che è il preferito di... mamma Silvia, l'omino che vola. Adoro. Comunque, ragazzi, allora,
Quali sono stati i vostri pezzi preferiti? Fatemelo sapere giù nei commenti di questa mystery box con tanti fidget toys all'interno. Fatemelo sapere giù in un commento. Non perdetemi, mi raccomando, il video di domani che sarà un video super 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 speciale. Grazie mille a tutti per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto, intrattenuto e strappato come sempre un sorriso. Io vi voglio tanto bene, mi mando un bacione schioppettoso, un abbraccio fortissimo e noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Bye!